Bentornati amici di Pokémon Giallo, su un nuovo episodio. Allora, abbiamo meditato Fucsiapoli, giusto? Adesso stiamo per proseguire. Dove? Percorso 15. Percorso 15. Stai lavorando sul Pokédex, l'assistente del prof Oak è venuto da queste parti. Saliamo qua su. Andiamo un attimo a vedere. Un attimo dai binocoli. Guarda col binocolo, sembra una piccola isola. Siamo già dove c'è il mare, quelle robe lì. Andiamo di qua. Guarda col binocolo, un grande uccello lucente vola verso il mare. Chissà di cosa si tratta. Madonna! Questo Articuno! è da catturare. Troppo bello. Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del prof Oak. Se hai catturato 50 tipi di Pokémon, ti darò il distributore. Allora, Ash, hai catturato 50 tipi di Pokémon? Non mi Li hai ricordo. catturati o no? Secondo me sì. Vabbè, sì. Perfetto, 50 tipi di Pokémon. Congratulazioni, tieni, te lo sei meritato. Distributore. No, cosa vuol dire? Dà punti esperienza a tutti i Pokémon con te, anche se non lottano. Buono! Però riduci la quantità di esperienza per ogni Pokémon. Depositalo via PC se non ti serve. Provalo. Proviamo. Questo come funziona? Solo Tu lo dai a un Pokémon che non combatte e si prende i punti. se non combatte. No. In qualunque circostanza. Prova, Allora, lo diamo a qualcuno? A chi? A proviamo. chi lo diamo? Vediamo. Non è il momento di usare. Ah. Comunque, allora, allenatore. Tanto andiamo verso l'erba, non si sa mai cosa può uscire. I Pokémon li abbiamo tutti su, perfetto. Chi metto prima? 39, Metti non pigliati. Terra o fuoco? 36, 38, 37. Terra o fuoco? Vabbè, vedi tu, non Pikachu. Venusaur, lo alleniamo un pochettino. Ok, andiamo. Ma batti Ah, l'allenatore. pensavo mi Che se ne venisse. frega. Vuoi giocare con i miei Pokémon? Che è Pupa? Ah no, allenatrice Junior. Vuole lottare tre Pokémon. Manda Bellsprout. Sì, ma erba è erba. Vediamo un po' se Tu riusciamo. non usare l'erba. Usa l'azione. Vediamo un po' se funziona. Vabbè. No, acido Non fa non. niente. Dici? Niente. Basta che non ci avvelena. Grande, dai, ancora un colpo. No, stiamo dormendo. Speriamo solo per un turno o due. Vai. No, stiamo ancora dormendo. Dai che adesso si sveglia! Non ci fa niente, non ci fa Tu niente, sei to. addormentato! Che cazzo me ne Capito? frega, Quando. cazzo! Se dormi, tu porco! Vai, No! svegliati, no, non si sveglia più. Ci serve qualcosa che svegli i Pokémon. Dobbiamo Non portarcelo svegli. sempre indietro. Dipende. Beh, no. No, no, no. Meno male che dovevi farlo senza tornare indietro. E lo farò. Si è svegliato? Eh no, si è attaccato. Che Allora io scarpa. direi di curare un attimo i Pokémon e riprovare a farlo senza tornare indietro. Che dici? Non c'è il rivitalizzante. Ma dobbiamo usarlo così? Ah, ecco. L'hai capito? Sì, ma perché a Pikachu? A tutti. Ah, a tutti. Visto per. Ah, vedi. Buono, ma solo una volta. Ogni Pokémon che batte. Ah, buono. Ma Vai, secondo me non è buona. Charizard. Perché divide il 500 per 6. Cioè, diviso 6.
Vedi, 36, 36 per tutti. Ma adesso ce l'abbiamo per sempre. No, lo diamo via. Ah, sì. Adesso poi, intanto, appunto, vado... Nemmeno, perché se uno si allena combattendo, non stando fermo e prende i punti. Dai, in effetti. Allora, ne approfittiamo per posare un attimo via questa cosa qua. Usa fuoco qui, però. Sì, scusa. Tanto che ne approfittiamo per mettere al PC questa cosa qua, andiamo a curare tutti i Pokémon. Poi ci vuole 2 ore a finire la partita qui. Va. Beh, in effetti. Dai. Era destino che dovevo tornare indietro. Fai volo. Ok, ragazzi. Primo allenatore. Devi riparlare con le, secondo me. Con le persone. Ok, riparliamo. Mi allenerò con i più deboli. Ok, perfetto. Lì non c'era niente. Andiamo a vedere questo. Cosa vuole? Quando fischia i Pokémon uccello vengono da me. Madonna. Chi è che San Francesco? Allora, avicoltore. È quello lì che alleva i volatili. Sì, è vero. Va bene, Venusaur? No, però vabbè. Frustata. Ah. Sì, Fogliolano. Va bene, mi sembra più forte Foglienama. È più forte. Però è bello Pidgeotto. Ma è l'evoluzione finale, no? No. Azione. Qualcosa da insegnargli a posto di azione, che deve. Terremoto, qualcosa. Ma secondo me è appena... Farfetch, questo è raro. Dove cosa usiamo? Ah, lascia lui. Ma adesso se saliamo di livello impara nuove azioni, nuove mosse, no? Credo. Se arriveremo a 40 di livello... Questo l'ho già visto nel cartone. Che tiene sempre qualcosa sul becco. Un gambo di porro. Vai Venusaur. Doduo. Anche Doduo è bello. Quello con 3 teste c'è, no? Ok, brutto colpo. Ancora l'ultimo Pokémon con PJ. Usiamo azione, dovremmo farcela. Ci ha usato 2 colpi. Perfetto, battuto. Ok, e vinciamo. Prossimo allenatore. I miei uccellini tremano di paura. Sei forte, vero? Allora, avicoltore. Ti pigi del cavolo. Minchia, eccolo. La faccia dell'uccellino. Dodrio. Non gli fai niente. Gli facciamo a 28 di livello. Non è che cambia tanto. Toh, facciamo ancora un altro colpo. Tra l'altro i Pokémon che hanno 3 teste sono Tauros, questo qua, Dudrio. Quello là elettrico lì, la calamita. È vero, e basta. Tauros non ha 3 teste. C'è un... No. 3 code, forse, mi confondo. Non mi ricordo, perché so c'è, che... C'è quello, Doduo e... là. Quello che... Ah, io mi ricordavo... Dodrio e quello della calamita. Basta, fine. Ma forse 3 code, non mi ricordo. Mi ricordo Tauros con qualcosa di in più. Non è Tauros. Poi andremo a cercare. Poi tu l'hai preso il primo colpo. Madonna. C'erano tanti altri Pokémon che volevo catturare lì, però, Ma lì scappano subito. Lo so. C'era il... Però lì, quello con... Dici che li troviamo da un'altra parte? No, li trovo solo lì. Solo lì? No, dobbiamo averli. Non c'era fare. Poi, raga, come si dice, fuori onda, proviamo non a catturare. Non fuori onda. No? Vabbè, dedicheremo qualche minuto a fine video. No. No? Vai avanti. Dobbiamo catturare tutti i 150, devi no? Devi vedere cosa c'è su questa strada.
Sì. Ok, vinciamo. Tanto, come dici tu, proviamo a vedere cosa dicono. Sapevi che le mosse come terremoto non hanno effetto sui Pokémon di tipo uccello? Ok, mettiamo volano. Ok, percorso vedi, 15. Vedi, perché un po' d'aiutano. Vabbè, questa è una cosa semplice. Fuxiapoli, a ovest. Ok, vediamo un po'. Voglio provare i Pokémon che ho appena scambiato. Anche noi dobbiamo scambiare dei Pokémon. Ma ci vai a perdere. Ma magari boh. Oh, questo è velenoso. Cerchiamo. Anticiali, già. Speriamo non ci attacchi subito con veleno. Speriamo che non ce l'avveleni. No, lo sapevo. Lo sapevo. Dici che ce la facciamo? Che? C'è 120 di vita. Ma andando avanti. Lacerazione. Brutto colpo. Gloom, nemico esausto. Venusaur, Charizard. Allora, Oddish. Fai volo. Ok. Andiamo con volo. Sempre avvelenato. C'ha il dente avvelenato. Vai. Super efficace. Esausto. Vediamo un attimo l'ultimo Pokémon. Sempre Oddish. E noi usiamo sempre volo. Ok, dai, l'abbiamo battuto. Perfetto. Battuta. Ho battuto, come si dice al femminile? Andiamo a vedere su. Non dobbiamo lasciare neanche uno. Vi hai lasciato in una palestra. Non è colpa mia, te l'ho detto, lo facciamo, no? Bulbasaur. E lo usiamo Charmander. Charizard volevo dire. Qua. Facciamo braciere. Perfetto. Non mi ricordo qua. Ok, l'ultimo Pokémon, Ivysaur. Vabbè. Volevo bruciarlo così. Perfetto, battuto. E saliamo di livello. Ammazza! 40. Primo 40, alla soglia dei 40. Mamma mia. Andiamo un po', voglio andare a casa per... Ok, niente di che. Non puoi cambiare di sopra... Ok. Puoi farlo solo... Oh, perfetto. Questi sono i motociclisti? Ho la borsa o la vita? Allora, centauro, vuoi lottare? Coughing, vediamo un po'. Va bene con Venusaur? No. No. Chi usiamo? Pikachu? Usa Kadabra. Kadabra. Ok, azione. Che tra l'altro, di che livello sono quelli della Lega? 50? Non te lo dico neanche. Non mi ricordo. Quando ci arriverai? Ma riusciremo a aumentarli tutti i Pokémon facendo così? Sì. Ah, ok. Perché mi sembrano lenti a recuperare. Perché io usavo sempre uno o due Pokémon. Se usi solo uno o due, ti prendi dei bei livelli. Però così sono distribuiti su tutti i posti. Sì, quello lo so, però volevo dire, riusciremo. Boh. Perché sembrano lenti a crescere, se li uso uno a uno. Sì. Al massimo, raga, dedicheremo una puntata negli allenarli e... No, non conviene. E saliamo a livello 38. Ma non si possono comprare le pietre lunari che... Ma sì che si può. Ehi tu, coraggio. Guarda cos'ha. Getta! Il centauro vuole lottare.
Ah, sto usando Venusaur. Si è dimenticato di cambiare Pokémon. Andiamo anche noi di azione. Coughing. Però sono deboli, 25 e tu sei già 40. Vedi? Io me la Sembra stia. che ormai è tardi per passare di qua. Perché? Eh beh, per passare di qua dovevamo fare per forza. No? Vabbè. Ma usa foglia lama. Sì, ma adesso lo batto con un'azione. Adesso uso foglie lama. No, uso Venusaur per allenarlo un po'. Ma perché allora non c'è Tutti a un. 40, basta, entro oggi. No, beh, magari no, però. O Però, come mai non siamo passati di qua? di qua o di qua. Poi lo capisci, lo capite tutti quanti dopo. Lo vedrai Ma dici dopo. per la cosa di Snorlax? Sì. Ah, noi abbiamo scelto. Conveniva qui allora. Vabbè, Boh. è uguale, tanto dobbiamo passarci. No, non è uguale. Ok, battuto. Vediamo un po', era l'ultimo Pokémon. E saliamo di livello 38, grande. Dai, che riusciamo a fare 40. La frustata non la usiamo più. No, lo togliamo un po'. Ma quando impara solo al raggio? Solo al raggio. Ma perché non la usa Venusaur? Sì? Sole. Cos'è? Pianta. Che Quella specie di onda energetica? lo ha nel fiore e poi lo lancia. Quello è potentissimo. L'ultimo Pokémon, raga. Dai, dai, che questa puntata vediamo se riusciamo a farli tutti 40. Tanto manca poco. Charizard è già arrivato. Venusaur ancora due. Perfetto, battuto centauro. Perché no? Ash vince. Vediamo se ha da dirci qualcosa. Solo io vivo fuori legge lo spirito di Team Rocket. Cosa facevano parte? Sembri debole, penso di poterti vincere. Vediamo. Vuole lottare. Due Pokémon. PJ. Diamogli foglie lama. Ok, grande. Brutto Non è colpo. molto efficace. No, però. Perché era a livello basso, però. Andiamo di prepotenza. Brutto colpo, non è molto efficace. Turbo sabbia. Non ci fa niente. Vai di azione. Battuto. Allora. Andiamo un po' nell'altra allenatrice. Mi sbagliavo, eh. I centauri mi fanno paura, sono brutti e cattivi. Perfetto. Diamo lei. Ma dice Oh, quelli con le zampe da cavallo. sei un tipo carino. Jesse? Ah no. Bellezza, vuole lottare. Cambia, hai rotto questo Ma devo PG8. allenar! Ah, lei. Dai, che riusciamo ad arrivare a 39 adesso, eh. Ce ne saranno tanti altri dopo, o arriviamo già a Poké Center? Vai! Ultimo Pokémon, Wigglytuff. No, Wigglytuff. Bello. Questo cos'è? Evoluzione di Wigglytuff. Jigglypuff. Non mi ricordavo di averlo visto nel cartone questo. Brutto colpo, roccio scudo. Nemico esausto.
Perfetto, sembravi un tipo così carino. Ah. Ti perdono, non me la prendo. Ok. Vediamo dove siamo arrivati. Non fa per me, però va bene. Avicoltore, vuole lottare. Sparrow. Vai di azione. Buono, nemico esausto. Quanti Pokémon aveva al secondo, l'ultimo? No, non cambiamo. Cerchiamo di raggiungere i 40 su tutti. Cazzo, abbiamo fallito. Vai di foglie lama. Vai, ancora un colpo. No. No, quante volte ci sta attaccando? Quattro volte. Ma gli abbassiamo la cresta. Brutto colpo, perfetto. E saliamo di livello 39. Ha battuto l'avvicoltore. Vediamo se ha qualcosa da dirci. Vincere e perdere che importanza ha in fondo? Beh, un po' di importanza c'ha. Vediamo da che parte, se c'è qualcosa qui, no? Ok, proseguiamo di qua. Forza, forza, avanti, andiamo. Sotto. Centauro. Manda Koffing. E qua ci tocca cambiarlo. Facciamo Blastoise, che è rimasto 37. Nemico azione, noi usiamo. Proviamo Surf. Vediamo un po' se gli facciamo qualcosa. Grande, brutto colpo. Perfetto. E saliamo di livello 38, perfetto, dai. Rimaniamo così, usiamo Surf. Battuto come niente. Grimer. Vediamo se funziona, Sir. Ok, raga. Blastoise ufficialmente il mio Pokémon preferito. Io adoro quelli d'acqua. Che nella seconda generazione a me piace tanto Totodile. Infatti usavo sempre quello. Ok, nemico esausto, centauro battuto. Ok, vediamo un po' dove andare, però qua c'era qualcosa qua su. Però non abbiamo. Ce l'abbiamo Oddish? No. Per usare taglio. Ce ne sono altri due qua. Lotta Pokémon? E come no? Centauro vuole lottare, solo due Pokémon. Koffing. E allora prendiamo subito Blastoise. Usiamo un altro Surf. Perfetto, speriamo che abbia un altro Koffing da fare, da far fuori subito. O Grimer, uguale.
Ok, raga, nemico esausto. Andiamo subito nel suo amichetto lassù. Devo ingannare il tempo a volte. Vediamo che Pokémon ha. Sempre i soliti, Grimer, Koffing. Subito su un Blastoise. Vai di Surf. Peccato che non abbiamo tante mosse di Surf. Vai, fatto fuori. Cosa ridi? Vieni, vieni. Dai che tra poco sarà anche Blastoise livello 39. Sta per usare Koffing. Rimaniamo con Blastoise. Battuto. E tagliamo livello 39. Mitico. Com'è andato senza di me? È andata, è andata. Ragazzi, scrivete, dategli un voto. Sembrava, ah, sei andato qua. Sembrava un deficiente. Sei. Vediamo cosa diranno. Lì ci sono tanti alberi. Vai, vai. Non abbiamo Oddish. Torniamo. Perché non so cosa c'è di là. Hai mai sentito dei Pokémon leggendari? Sì. Che tra l'altro qua di leggendario cos'è che c'è? Sul giallo. Oh. L'hai visto l'uccello? Quello che abbiamo visto nel binocolo? Solo quello? No, altri due poi. E Mewtwo. Ma ce la fai? Ci sei? Sei connesso? Mewtwo lo conosco. Però pensavo anche O. Oh, no, è oro. Ah. Oh. Sì, so che c'è in oro, però nel cartone c'era, no? Ma qui non c'è, non c'è, non, è, non ci sono quelle seconda generazione. Stiamo dicendo ai nostri amici a casa che il mio Pokémon preferito è il Totodile. Se volete, con un bel mi piace, un pollice in su, faremo... Quale Pokémon? Cristallo. Cristallo? Ma va, a me piace di più oro. Vediamo se dici qualcosa. Tre Pokémon leggendari, sì, sono uccelli rapaci. Tre Pokémon leggendari, dice però, eh. Veniamo qui con la moto perché c'è più spazio. Sì, ma tu non lo conosco. No, no, loro no, però ti dice tre Pokémon uccelli. Tre uccelli e Mewtwo. Quindi sono tre, no? Mew e Mewtwo non li conosce, sono, non li conosce nessuno. Ma ce la fai? Ah, me ce l'hai fatta, dai. Ce la faccio. Vai che Blastoise arriva a 40. Muk. Poi al contrario, Kum. Cam. Bravo, l'hai detto in 20 episodi. Abbiamo capito, ma diteglielo. Minchia, oh. Ogni episodio è nuovo per me. Cosa cazzo vuoi? Fatto fuori. Era l'ultimo? Centauro battuto. Ok, su c'è qualcosa. Allora andiamo su. Vai, va. Vediamo un po' se sono allenatori anche questi. Si vendono MT ad Azzurropoli. Le MN invece sono rare. Si vendono, quindi possiamo insegnare nuove mosse. No, le MT cosa? Sì, non mosse. Quindi se vogliamo cambiare a Charizard. Pidgeotto. No, non ce la fai. Ma io uso Blastoise. Vai Blastoise, usa Surf. Ne ho ancora due mosse di Surf, ho sbagliato, devo tenermene.
Brutto colpo. Perché ridi? Perché sei... Raga, date il voto come è stato quando è rimasto quei due minuti, tre da solo. So già che voto daranno. Voglio che date il voto perché io non c'ero. Tanto è lui come che... Come è stato? Se sentite la presenza lo stesso? Ma mica tanto. Il voto di mio del Kurz. Ma mica tanto, sembrava un deficiente da solo. E poi vai, vai. Tanto è lui che edita i video, sarà saprà lui, no? Cosa avrò detto? Allora aspetta. Basta nel aspetta di andare da quello lì. Okay. Andiamo a vedere cosa c'è dietro il taglio. Andiamo a prendere taglio. Ma qua su c'è, no? Per i Pokémon. No. Devi tornare là. Ok ragazzi, riprendiamo. Teletrasporto, dai. Vai. Ah no, sì, è vero. Ok ragazzi, dopo tanta fatica abbiamo preso Oddish con taglio. Adesso io direi di ritornare giù, fare le cose con calma. No, andare là dove c'era l'Italia. Ce n'è anche qua. Tutti. Ok. Vai Oddish, usa taglio finalmente. Ok, qua c'è una sfera. Ma io prendo una bici, posso? Dov'è la bicicletta? Ok. Eri già arrivato in fondo. No. Oh! Ne mancava una. Cos'è bello scambiare Pokémon? Meglio, è più bello catturarli, raga. Dai, raga, vuole lottare un solo Pokémon? Clefairy. Clefairy. Vai! No. Non l'avevo curato? No. Dai, continua ad attaccare. Usa calci in culo. Continua finché non si sveglia. A parte che è 33 Clefairy. E dorme, continua a dormire. Cos'è sta? Copia le mosse, vedi? Karate non è che ce l'ha Clefairy. Però è piccolina. Ma non si sveglia più, secondo me. Impossibile. Che non si svegli? Oh! Cambiato stato, hai visto? Ti ha svegliato lui. Adesso ti ha addormentato di nuovo. Perché? È così, col Pokémon ha i poteri. Allora, appena mi sveglia lo cambio. Ah no, sì, vabbè, ormai l'ho attaccata. Sì, ma fai sto cazzo di foglia lama. È un attimo! Mi è partito lì. Ma due volte azione. Per sbaglio, perché continua a premere. Oh, battuto. Almeno ce l'ha svegliato. Grazie. Allora, tutto sto casino per un... Per un, andiamo a vedere. Pozione max. No, è pietra lunare. Oh, MTV. Pietra lunare. Ce ne abbiamo 2 milioni. Vediamo un po' cos'è. C'è una cagata. Ira? Vabbè, dai. No. C'era un altro. E adesso ci andiamo. Non abbiamo usato neanche il detector. Magari c'era qualcosa. No, salta giù. Ah, è vero. Allora, vediamo un po' di qua. Saliamo di qua un attimo. Sarà un cavolo. Vediamo un po' cosa c'è. C'è l'erba. Ci sarà qualcosa di forte qua. Manda, vai, vediamo. Oh. Lo vuoi? Prendilo, non ce l'abbiamo. Tanto reazione. Che speriamo che non ce lo avveleni, raga, non ce lo deve avvelenare, no. No, non è effetto. Vai, lancia. Lanciamo? Però ce l'ha paralizzato. Non so qual è brutto, dormire o essere paralizzati. Abbiamo preso Gloom, vediamo un po' cosa ci dice. Puzza da levare il fiato, tuttavia circa una persona su 1000 adorano usare il... Okay. Che feticisti! Ok ragazzi, non abbiamo trovato niente. Vabbè, perché? Sì, giusto per... E riprendiamo. L'ultimo qui, va.
Sì, di qua non c'era niente. Ok, facciamo vedere i nostri amici a casa. Oh! Amici a casa! Hai insegnato il volo ai tuoi Pokémon uccello? Che poi Charizard non è uccello. Volatile, però. Drago! Drago, non però. È un uccello, è volatile comunque. Però... è un uccello! Jack Sparrow. Venusaur. Paralizzato, ma ci proviamo. Ah, fallisce. Questo qui è l'estremo nemico di Bulbasaur, eh? Ti ricordi? Nel cartone? No, all'inizio quando avevamo Bulbasaur. Ah, non riuscivi sì. A fare niente. Attenzione. Pure adesso non riesco a fare niente. Ma siamo paralizzati. Se è paralizzato non riesce ad attaccare sempre. Vai, 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 vai. Ma non ti attacca, dai. Così ci prendiamo la rivincita. Sì, grazie con Venusaur che grosso 3 quintali. Vabbè. Dai, voglio farlo crescere. Tanto lui non vola. Oh, non siamo riusciti ad attaccarlo, siamo paralizzati. Niente. 40 Pikachu, sì. Dutrio, Blastoise. E gli uccelli con l'acqua non vanno d'accordo, no? Come no, si siedono sopra. Dipende quale uccello. Faccio vedere io con Sir. Si siedono sopra. Vedi con questa cosa rotonda per galleggiare bene. Sconfitto. L'ultimo. Questo Pokémon l'abbiamo catturato, no? Sì. Non mi ricordo quanti ne abbiamo catturati. Ma fai schifo! Non gioco tutti i giorni, Avicoltore battuto. Mi hai bruciato. Vediamo un po' cosa dice. Percorso 14, Fuxiaopoli. Ah, ok. Niente. Ok ragazzi, abbiamo battuto gli allenatori senza fatica. La vedremo e provo. Adesso, come potete vedere, ci manca da andare su verso... Te lo dirò mai. Ma c'è scritto qua, quella che diceva qua. Percorso 14. A ovest, però dice. Ok, scopriremo tutto nella prossima puntata. Voi lasciate un mi piace, un commento e ciao a io! Nel prossimo episodio di Pokémon Giallo, battiamo gli allenatori del percorso 13. Proseguiamo nel percorso 12 e il pescatore ci regala il Super Amo. Catturiamo il secondo Snorlax e catturiamo un raro Snarf. Farfetch'd. E ritorniamo nella zona Safari che col Super Amo catturiamo il rarissimo Dratini.